I bambini oncoematologici, per ricevere cure adeguate, spesso sono costretti a trasferirsi in un'altra città. Ai piccoli pazienti e ai loro familiari, Peter Pan offre a Roma ospitalità e accoglienza, un ambiente sereno per affrontare il lungo periodo delle terapie. Peter Pan è servizi, ascolto, calore, gioco. Peter Pan è casa. Peter Pan è parte della cura. Che io ad Alice non ho mai detto, per non farle sentire a lei, per non sentirle io, per reagire in maniera diversa. È una bomba! Una bomba? Di crema di cioccolato? Il fatto che lei abbia un cancro, non l'ho mai chiamato né cancro né tumore, ma un problema. Noi siamo arrivate 3 anni fa, ormai manca poco al nostro 3° anniversario, purtroppo da Peter Pan, per fortuna. Abbiamo trovato un tetto. I come from Iraq with my child Khaled. We need a place to stay. Asked about Peter Pan and about 9 months we are here. Il punto cruciale di questa casa, l'importanza, è che i nostri bambini continuano ad essere bambini. Papà, dove è la pastiglia? Beh, non ci mettiamo anche noi la pastiglia. Corriamo! Sono bambini, ma magari hanno bisogno delle trasfusioni. Dovrebbero essere proprio svenuti in un letto. Che zompano da una parte all'altra della casa. E io non so dove la trovo, questa forza. Quando cambia il vento arrivano le brutte notizie. Sono bambini che ci lasciano. Qui si vive con i risultati delle TAC dei bambini. Quando torna il vento buono, Peter Pan è splendida. Un controllo positivo per un bambino è una marcia in più che abbiamo noi. In Peter Pan, different family, I said to you, from all the world. But their problem is one. So when child trouble or all mama or the same, you know, together. Ho festeggiato i 3 compleanni e non c'è stato verso, mi hanno fatto piangere tutte e 3 volte. Compleanni dei bambini, compleanni delle mamme, le feste. Alice ha imparato a camminare, è difficile vivere Peter Pan, è fantastico.